A Chiaravalle il primo Vax in Town, organizzato dall'Avis in collaborazione con l'amministrazione comunale. E come già ampiamente annunciato e pubblicizzato anche sui social e questa stessa TV, è oggi prima giornata di vaccinazioni qui a Chiaravalle Centrale, da una convenzione tra ASP e sede provinciale dell'Avis, Vax in Town, no? L'abbiamo chiamata. Siamo con la Presidente Caterina Musci, che già ha rilasciato una conferenza stampa, ma vediamo un po', tiriamo le somme, com'è andato l'inizio di questa giornata. Bene, allora noi siamo operativi da questa mattina presto. Abbiamo già avuto modo di apprezzare che le persone comunque hanno aderito all'iniziativa, quindi siamo contenti di poter essere stati utili per raggiungere l'obiettivo di incrementare i numeri della vaccinazione. Io ci tengo particolarmente a sottolineare il fatto che questa convenzione con l'Avis provinciale di Catanzaro ha dato grandi opportunità a noi di poter continuare ad essere da supporto anche al sistema sanitario, che sappiamo bene le difficoltà a cui va sempre incontro, carenze di personale, carenze, insomma, le varie difficoltà che conosciamo bene tutti. L'Avis provinciale è sempre disponibile e aperta alle iniziative a tutela della salute del cittadino, non solo nel caso della vaccinazione, abbiamo aderito anche ad altri progetti, quindi e grazie ai volontari dell'Avis che riusciamo ad essere sempre presenti sul territorio. E noi come Comunale di Chiaravalle questa volta siamo qui dopo aver aderito ai progetti di prevenzione dei tumori, di prevenzione per altre anche patologie. Siamo qui adesso a contribuire ad incrementare la vaccinazione sul territorio, perché magari andare incontro ai cittadini che non si possono spostare può essere anche una cosa utile proprio per arginare questo contagio, che vediamo che nonostante tutte le accortezze e le varie attenzioni, comunque i numeri sono sempre in crescita, queste varianti fanno preoccupare. Però la vaccinazione è uno strumento utile, quindi l'Avis c'è ed è sempre disponibile a queste attività. Sì. Grazie. Ok, e naturalmente nulla sarebbe stato possibile senza il supporto dell'amministrazione comunale, qui rappresentata oggi da Marzia Sanzo, che è, come dire, delegata Delegata. alle politiche sociali e quindi particolarmente sensibile al tema di rassicurare i cittadini sullo stato della propria salute. Vabbè, sicuramente la vaccinazione è sempre stato un tema delicato dall'inizio della crisi pandemica. Senza entrare nel merito, però, la politica non può che essere strumento, per portare qualsiasi tipo di servizio, più vicino e più sussidiario al cittadino e ai suoi bisogni. Noi abbiamo un canale sempre aperto con l'Avis, soprattutto con la Comunale, che cogliamo infatti l'occasione di ringraziare perché è un'associazione di cui ci facciamo vanto, ben organizzata, con una presidenza molto giovane, ma dove ogni veramente suo membro è indefettibile ormai al funzionamento. Di questa giornata, ci rassicura e ci entusiasma perché comunque c'è stata una partecipazione che è una partecipazione buona, anche se ormai siamo negli ultimi atti quasi della vaccinazione, e siamo qui, siamo sul territorio a vaccinare chi aveva magari difficoltà a spostarsi grazie alla convenzione dell'Avis provinciale con l'ASP e abbiamo dato semplicemente un piccolo contributo di cui però andiamo fieri. Un piccolo contributo, ma grande proprio per la prevenzione di questa maledetta malattia. E, dunque, ricordiamo che siamo aperti a tutto il territorio, infatti stamattina abbiamo avuto persone di San Vito, Cardinale, quindi attendiamo quelle di Torre, di Gagliato e tutti i paesi limitrofi, non è destinato soltanto a Chiaravalle. Ringraziamo l'amministrazione comunale anche per l'uso di questa sede che noi abbiamo ormai incomodato gratuito, abbiamo avuto per vari anni e ce l'avremo ancora.